Grazie davvero e complimenti vivissimi per quello che avete fatto e auguri per il vostro futuro, che sarà ancora lungo, sicuramente e luminoso. Grazie. Beh, io penso che rappresentino l'eccellenza dello sport nelle loro discipline, così come tanti altri giovani che appartengono ai gruppi sportivi dell'Arma dei Carabinieri, delle altre forze di polizia e forze armate. Noi ci impegniamo molto in questo settore perché riteniamo che sia un settore importante, intanto perché dà un messaggio all'interno della nostra istituzione, così come delle altre, è molto positivo, di attenzione al proprio fisico, alla propria efficienza fisica e psicofisica, e poi è un segnale di che cosa vuol dire essere determinati nel perseguire degli obiettivi, nella massima trasparenza. Obiettivi sportivi che devono essere conseguiti con l'impegno personale, con una grande dedizione nella preparazione fisica atletica ogni giorno e poi una grande concentrazione, una grande determinazione per l'obiettivo. Io penso che siano segnali positivi per tutti i giovani italiani sicuramente, ma in particolare per quelli che appunto fanno parte delle forze di polizia, delle forze armate, dell'Arma dei Carabinieri per quello che mi riguarda. Poi penso che siano un qualcosa di importante per l'Italia, perché ecco, con le loro affermazioni in campo internazionale affermano quanto sia capace l'Italia di preparare dei giovani al futuro, in questo caso nello sport, ma così nello sport come in altre discipline, per essere al top in ambito mondiale.